outside this world. Ok, bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Error Mods e oggi sono qui per farvi vedere come mettere della musica sul vostro dispositivo iOS totalmente gratis. Allora, per prima cosa dovremo scaricare questo programma che si chiama CopyTrans, che vi lascerò in descrizione, che ci permette di scaricare musica gratis senza iTunes. Quindi per prima cosa dobbiamo appunto scaricarlo, lo estrarremo e ci troveremo questa cartella, cioè lo dovremo trascinare sul desktop. Facciamo italiano apply, ok. Una volta fatto ciò dobbiamo andare su cioè dobbiamo cliccare su questo qua con l'icona arancione, quindi facciamo start. Voi dovrete installarlo questo, perché io l'ho installato appunto. Poi una volta fatto ciò, qua ci dirà di fare start, noi faremo appunto start. Ok, qua dobbiamo connettere il dispositivo iOS, quindi io metterò il mio 4S alla porta USB del computer, quindi adesso lo colleghiamo subito. Benissimo. Ok, ora tipo si buggerà, ecco, e vi uscirà appunto questo listing iPhone 4S iPhone di Daniel, che sarebbe il mio. Quindi aspettiamo che funziona. Ok, qua vedete, ho tutte le mie canzoni. Allora, per metterle dovremo semplicemente prendere una canzone, ad esempio, non lo so, su questa cartella che sono tutte le canzoni senza no copyright, quindi prendiamo, non so, tipo questa, la trasciniamo dentro dentro il programma, quindi copia, e vedete che qua ce l'ha messa. Poi dopodiché dovremmo fare aggiornamento. Ora ok, ci dirà non risponde, e poi l'avremo messa dentro il nostro cellulare. Infatti adesso vi farò subito sentire che ce l'avrò. Non ve lo posso far vedere perché appunto non si può registrare da iPhone, o meglio sì, però non funziona più l'app. Quindi comunque adesso lo faccio sentire. Ed è la stessa canzone, perché appunto se ne andiamo a vedere. Ok, appunto. Per questo video è tutto, lasciate come sempre like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, e bella. Ok ragazzi, mi sono dimenticato solo di dirvi che la musica non la troverete, cioè non la troverete su iTunes, ma appunto la troverete sull'applicazione musica che c'è nell'iPhone. E noi ci vediamo al prossimo video, è bella.